Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è la volta degli attaccanti, il ruolo più atteso, il ruolo più chiacchierato e anche quello più discusso, per andare ovviamente a concludere il discorso sulle top 10 ruolo per ruolo post Future Star. Mettetevi comodi perché ne abbiamo veramente tante da dire. Ragazzi, ovviamente non sono impazzito e non sono neanche diventato capitano ovvio, ci tengo a sottolinearlo, però credo che il reparto degli attaccanti sia quello dove sono avvenute meno variazioni e comunque più difficile che accadano in generale rispetto agli altri reparti. Per cui il primo giocatore che andiamo ovviamente a raccontare e analizzare è R9-96, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, non è che R9 lo scopriamo oggi ed R9 è il miglior attaccante del gioco da oggi. Però possiamo quantomeno dire due paroline, perché io credo che ad oggi lui rimanga sicuramente il giocatore più forte per la maggior parte dei giocatori. E perché dico per la maggior parte dei giocatori? Perché chiaramente è un 5 skill, è un giocatore molto agile che ti dà la possibilità di poter fare tutte cose abbastanza classiche, se mi volete passare questo termine. Però io invece credo che a livelli alti, per quelli che hanno masterato tanto le meccaniche di quest'anno, per quelli che magari fanno tanti cross di testa, le sponde, quindi sporcano anche tanto le azioni, il giocatore più forte al momento, soprattutto qualità-prezzo, non è più R9, ma è stato soppiantato da un altro giocatore uscito da poco. Probabilmente qualcuno di voi avrà già indovinato e sto parlando di Haaland Toti. Attaccante clamoroso, 4-4 nella sua versione appunto 96, upgrade di stelle skill piede debole, 147 partite, 168 gol, 78 assist, praticamente la media che ha tutti i giorni nella Premier League. Questo fa spavento, è di una velocità senza senso, è lenghi su PS5, con i doppi passi vola, di testa su tutte quante sue. C'ha un tiro che è allucinante, 99 di potenza tiro, 99 di finalizzazione, butta le porte a terra, 4 di piede debole, pare 5, destro, sinistro, de testa, de tacco, di punta, di ginocchio, questo segna in tutti i modi. Anche un discreto passaggio corto, lo avete visto negli assist che ha fatto, e nonostante è un cristo di 1,95 m, questo si gira pure bene. Agile palla al piede. Certo, pecca un po' in equilibrio, però proprio questa sua stazza, prima che lui vada a inciampare, deve beccare proprio il difensore forte fisicamente, altrimenti su con quel 99 di forza gli rimbalzano tutti addosso. Quindi il discorso è: se siete dei giocatori che crossano, che vanno di sponda, che un po' sporcano, Haaland il migliore in assoluto, 100%. Se invece siete dei giocatori un po' più old school, a cui piacciono le skill, i giocatori proprio agili e basta, R9 fa ancora al caso vostro. E mi dite: Matte, ma che fine ha fatto Mbappé? Sparito? No! Però Mbappé, io ovviamente vi metto il Toti, anche qua non sono capitano ovvio, oggi polemico, ma Mbappé e Toti, con tutto il bene del mondo, costa una follia e non ti dà niente di più rispetto a quello che ti dà Mbappé nella versione 94, che anche quella ha 99 di velocità. Per risultare ancora più forte, esplosivo, dominante, sto Mbappé quanto doveva avere? 152 di velocità, e purtroppo non è possibile. Di tiro, tutti gli attaccanti, se te devono sbagliare una conclusione, te la sbagliano. E questo di tiro non c'ha 100, c'ha 96, che è poco in più dell'altra versione. Tant'è vero, l'altra versione, vedendo quanto è andato il Toti, ha fatto double up e praticamente raddoppiato il suo prezzo, quando tutti invece si aspettavano un calo. Quindi io Mbappé lo metto in terza posizione e vi metto il Toti perché è la versione più alta. Però fate riferimento che lì ci può essere tranquillamente il 94, ma anche un Potm, che voi ve lo sbloccate con due spicci se avete il club pieno di fodder, e ve lo portate avanti fino a quando vi pare, fino a quando Mbappé volete avercelo in squadra. Quarto posto per un giocatore hit che abbiamo anticipato, secondo me siamo stati un po' precursori su questo Cantona mid, perché io, avendo trovato il baby, ne ho sempre parlato bene, e guardate adesso quanto costa. L'ultima volta di cui ve ne ho parlato stava 600k, mo sta 1 milione da tempo. 1,88, 5 skill, 4 piede debole, rigorosamente il 90 su PS5, ma anche sulle altre versioni secondo me, perché è lengthy, già su PS4 però il Prime è levemente meglio. È una carta veramente da capogiro. È una specie di Ginola A, lengthy, senza il 5 di piede debole, che corre tanto, con i doppi passi vola, si speed boosta, ha una gran conclusione, skilla anche molto bene, e grazie a quel 90 di forza resiste anche tanto fisicamente agli attacchi dei difensori. Quindi lui è veramente super super consigliato.
Altro giocatore che ovviamente non scopriamo oggi è Zlatan Ibrahimovic nella versione Centurion. Anche lui dopo il Statistiche Gate era calato, poi è risalito, gliel'hanno aggiustato. Sembra essere tornato quello dell'uscita. Giocatore che è un po' come Haaland, se sporcate colpi di testa eccetera fa il caso vostro. Lui ovviamente dalla sua ha anche le 5 skill, quindi vi dà quella componente in più di imprevedibilità che Haaland non ha. È motivo per il quale questo giocatore qua costa praticamente anche lui quasi 4 milioni. Poi c'è una facilità di bridabilità clamorosa, visti i vari Decatelare, Maignan, Teo eccetera. Lui per me rimane uno dei top assoluti anche in Serie A Team, lo stiamo vedendo, domina. Un altro giocatore che è schizzato, ha ripreso un botto di crediti, è Ginola. In attesa di una sua versione speciale che aspettiamo tutti quanti come il Natale, 1,86 m, 5,5 m lo conosciamo. Ginola, nonostante secondo me abbia perso un pochino rispetto a inizio gioco, ma non tanto per colpa sua, ma perché questa appunto è una carta vecchia di 4 mesi, 5 mesi. È ovvio che non può più tenere il passo dei difensori più forti che sono usciti o degli attaccanti più forti che sono usciti. Però comunque storto morto il suo lo continua a fare, anche nelle qualifiche lo abbiamo visto, è un giocatore di tutto rispetto. Così come Jairzinho Bolasie, gol! Il prime, ma anche il mid, più che il baby, è un giocatore assolutamente top se lo vogliamo andare a schierare da punta, perché è agile, 5 skill, finalizza molto bene, col doppio passo prende velocità, 91 di reattività, 95 di dribbling, 91 controllo palla, nonostante quell'83 di forza non si vada a appesantire, ed essendo molto versatile vi dà la possibilità anche di poter cambiare in corsa, perché lo dovete mettere COC, lo potete mettere sulla fascia, quindi Jairzinho è un jolly praticamente lì davanti che io straconsiglio, e magari con queste sfide hai, con il pick dei Future Star ve lo siete ritrovato e vi dico di metterlo. Altro giocatore intramontabile è Saed Alowairan, 4-4, piede sinistro, questo sia da esterno che da punta in un attacco a due, però questo più che attacco singolo fa i buchi, perché magari immaginatevelo con uno di fianco, lui è quello che piotta, costruisce la superiorità numerica e magari fa un assist. Io l'ho venduto a malincuore giusto perché avevo bisogno di recuperare crediti per prendere i Toti, ma lui è veramente un giocatore spaziale e credo che potrebbe anche iniziare leggermente a calare tra un pelino, a meno che non esce Cristiano Ronaldo If, che è particolarmente sbroccato, e allora anzi, in quel caso lì, essendo che è l'unico giocatore per linkarlo, penso che potrebbe anche guadagnare qualcosina a livello di crediti. Poi vi ho messo Cerchi e Völler, due giocatori che mi permettono di poter fare un discorso, perché a parte che stu Cerchi, non lo so, mi sembra Mattia Faraoni sta foto, ma vabbè. Tutti i giocatori che vi ho detto in precedenza sono giocatori ovviamente perfetti su PS5, ma vanno gran bene anche su PS4. Le ultime promo, in particolare Future Star però, hanno fatto uscire un botto dei giocatori stile Cerchi, stile Mudryk, stile Julian Alvarez, che sono giocatori prettamente da PS4. Quindi questi giocatori qua, i Cerchi, i Völler, i Smolarek, i JJ Okocha, insomma tutti questi attaccanti con questi tipi di caratteristiche, anche i Brolin, quindi che sono molto veloci, sono piccolini, sono agili, sono snelli, sono tutti quanti giocatori che per me sono molto validi, molto più indietro rispetto ai primi 8 di cui vi ho parlato in precedenza, però su PS4 fanno i buchi, perché su PS4 sappiamo che il gioco è un po' più rapido, un po' più aperto in quanto riguarda la CPU, e quindi per me loro possono dire tranquillamente la loro, però vi ripeto, maggiormente su PS4 piuttosto che su PS5. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, quali sono i vostri attaccanti preferiti. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, alzate i vostri Beroschi, ciao!